Siamo di nuovo qui con Fabrica Frodi, di puntata eccezionale con il nostro, definito dagli americani, filosofo più citato al mondo. Luciano Frodi è in testa alla classifica dei 300 grandi filosofi, peraltro l'unico italiano. Lusingati da questa attenzione, da questa partecipazione, Luciano Frodi ci condurrà in un viaggio, ahimè, desolante, il viaggio nel mondo dei NEET, cioè i giovani dai 19 ai 30 anni che non lavorano, che non studiano, che non hanno disegnato un futuro. Un fenomeno che è fortemente radicato nel nostro paese, primo in Europa con il 23% dei giovani, più di 2 milioni di ragazzi che devono ancora capire che cosa ne sarà di loro. E questo argomento toccante e soprattutto di grandissima ampiezza, che tocca tantissimi tasti, ne parliamo con un ospite eccezionale, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, che ha recentemente effettuato una bellissima, profondissima e anche dolorosa ricerca nel mondo giovanile bolognese. Come al solito, in redazione ci saranno gli Igedi di Nuvola Verde, i ragazzi del Beccaria, ma anche i ragazzi, gli Igedi della Fondazione Margherita, che è i graditissimi ormai collaboratori, giornalisti sociali del Bullone di Milano. A farci compagnia da oggi anche General Italia, che contribuisce alla produzione di questo programma, a renderci più forti, più visibili, perché abbiamo una missione da compiere. La parola a Luciano Floridi. Mangrovie, quarta rivoluzione. Online, online, offline. Non siamo online, non siamo offline. Siamo online, impressoria, storia, tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ICT, il buco è più profondo, il problema è più complesso. Blu e verde, Fabrica Floridi. Chi sono i NEET? Ragazze e ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano. Un limbo sociale dove c'è chi non esce mai di casa o di chi gira il mondo. L'Italia è in testa in Europa in questa triste classifica. Sono oltre 2 milioni di persone che vivono disagi anche profondi. Una vera e propria ipoteca sul loro futuro. Altro che Novax. Non it. Non it. Non it. Non it. Non it. Non it. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Fabrica Floridi. Oggi parleremo di un altro problema. Avete sentito, persone, ragazze, ragazzi, che non hanno molto da fare nella vita, non lavorano, non stanno a scuola, all'università o in qualche fase di training. Stanno un po' ad aspettare il futuro, a chiedersi che cosa faranno da grandi, ma sono già grandi. In molti casi parliamo di persone che hanno più di 20 anni. È un brutto record, abbiamo sentito che l'Italia ha, le cose sono andate leggermente meglio negli ultimi anni, ma non abbastanza. E non vanno bene neanche pensando a noi come a un paese mediterraneo. Siamo messi peggio della Grecia e della Spagna. E il sud dell'Italia, purtroppo, nel contesto italiano, ne soffre ancora di più. Per parlare di questa assenza di un progetto di vita a volte, ma anche di opportunità, di trasformazioni, di cose che possono interessare, motivare, farci uscire di casa, farci pensare che si può fare qualcosa della propria esistenza, abbiamo un ospite speciale oggi, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, con il quale io ogni tanto mi do anche del tu, ma continuo a chiamarlo Monsignor Zuppi e poi gli do del tu, quindi facendo questa cosa un po' a metà strada, tra il serio e il cordiale. Passerei subito la parola a Monsignor Zuppi per un iniziale commento. Sono io che devo ringraziare, lo faccio molto volentieri, ringrazio innanzitutto il professor, così restituisco la gentilezza, Luciano Floridi, e ringrazio tutti quanti voi per questo incontro e per questo, com'è appunto nell'abitudine del professor Floridi, di coinvolgerci nell'affrontare con intelligenza, con passione, e le due cose qualche volta non vanno d'accordo, con realismo e allo stesso tempo con idealismo, cioè non è che ne affrontiamo così con dire vabbè con cinismo, ma proprio anche con l'idealismo di provare a far nostre queste domande e a cercare anche qualche risposta.
Ecco, la seconda considerazione è che, questo interroga anche chi è più avanti negli anni, credo che come età sono quasi più verso l'età del nonno di questa generazione, e quindi anche se è vero appunto che le colpe dei padri non ricadono sui figli, è anche vero che se i padri vivono in un certo modo, che ci interroghiamo su ma che cosa abbiamo trasmesso, che cosa è successo, perché la fatica all'incontro con gli altri, la tentazione di chiudersi, il disagio, il vivere dentro la navigazione, quindi il rischio di perdersi dentro la navigazione, perché il reale è diventato antipatico, brutto, pericoloso, inutile, per cui mi chiudo e scappo da questo reale, e dal reale. E questo chiaramente ci deve interrogare. Credo anche in un momento così decisivo come quelli che stiamo vivendo, cioè di costruzione del futuro, di pianificazione del futuro, e quindi non è soltanto un problema tecnico, anche un problema umano, direi spirituale per certi versi, di scelta, cioè di fare o non fare delle cose, di farle in un modo o in un altro, e questo interroga anche lui. Quindi le domande e le cose che diremo hanno anche un risvolto personale per, direi, la nostra generazione, quella, diciamo, dei padri o dei nonni dei ragazzi. L'ultima considerazione è che il Covid ha, come tutto, ha accentuato, ha rivelato delle tante fragilità. Il Covid è stato come un liquido, di contrasto, no? Io quando ero piccolo, mio papà sviluppava le fotografie. Ed era magico per me, perché riuscire mettevi questo foglio bianco in cui era stata impressa l'immagine, e poi con poco alla volta veniva fuori l'immagine. Beh, la pandemia ha rivelato anche tante fragilità, le ha accentuate, proprio il virus tecnicamente questo anche ha comportato, e quindi anche ha... ci pone anche delle domande, perché come è stato trovato un vaccino, non esiste un vaccino per queste cose, però perlomeno una consapevolezza e quindi anche un impegno. In piccolo, credo che è stato anche questo un motivo per cui il professor Frodi mi ha coinvolto, abbiamo come Chiesa di Bologna, ci siamo un po' interrogati sulle conseguenze della didattica a distanza, ed è venuto fuori appunto un quadro anche abbastanza interessante, molto chiaro, molto evidente, cioè degli studenti che la stragrande maggioranza lamentava la mancanza delle relazioni, le tante domande sul senso della vita, quasi il 70% degli studenti, e sono tanti che hanno risposto alle domande, la solitudine. Quelli che sono rimasti indietro e che la didattica a distanza, così prolungata per un periodo anche effettivamente non limitato, ha provocato, per cui recuperare non è affatto facile. E infine la solitudine. Ovviamente più della metà delle persone si è sentito solo. E l'esperienza della solitudine credo che anche, e quindi con tutto quello che comporta, credo che sia anche una delle spiegazioni per cui sto chiuso in casa. Come sempre le soluzioni, c'è prima da capire, da ascoltare molto, da capire, e anche da entrare in una complessità. Forse un'ultima appendice, una piccola considerazione. Io credo che è una tentazione quella di medicalizzare tutto. Mi spiego meglio. Qualche volta, soprattutto quando sappiamo meno pensarci insieme e abbiamo meno passione per l'incontro, per lo stare con gli altri, per costruire qualcosa insieme agli altri, mandiamo dal tecnico. E quindi a un certo punto c'è un problema, vai dal tecnico. E indubbiamente il tecnico o i tecnici che si occupano di questo disagio, chiamiamolo così, hanno molto da dire, ed è molto importante ascoltarli. Ma attenzione, io credo, alla medicalizzazione, per cui poi al piccolo problema invece di
coinvolgere di, e anche quindi di assumersi un po' una responsabilità, una, di ritessere un tessuto di rapporti che comunque sia è la grande soluzione in ogni caso, perché tutti noi troviamo noi stessi pensandoci insieme ad altri, e l'io trova se stesso, è un po' banale ma credetemi quanto è vero, trovando il noi, ecco, la medializzazione rischia di far trovare il tecnico. Io credo che insieme ai tecnici dobbiamo ritrovare il noi con loro e anche quindi tra di noi. Sono d'accordissimo, soprattutto su questa cosa della medicalizzazione è pericolosissima, si trasforma un problema sociale in un problema tecnico. Magari ne vedremo un po' meglio le sfaccettature. Abbiamo la prima domanda della redazione di Parma con Ginevra Montano e lascerei a lei la parola. Buonasera, io volevo chiedere qual è lo stato del dialogo tra il mondo dei giovani invece il mondo adulto, se c'è questo dialogo e attraverso quali canali si instaura. Grazie, io lascerei intanto la parola, perché sta cosa difficile, ma manda avanti Martello, non signor Zuppi, parti tu e poi io vengo appresso. No, però questi sono scherzi da prete. Esatto. Da filosofo. Dunque, no, la domanda è importantissima e un po' c'ha due tipi di risposte. Una, quella, e poi casomai se abbiamo tempo la facciamo su di noi, cioè sul mondo degli adulti o degli anziani quasi, no? Perché poi uno si interroga, non può non interrogarsi. Rischio appunto di, e anche di poi come trovare la risposta e come aiutare anche a trovare una risposta, perché poi se uno passa la vita a interrogarsi troppo, poi dice scusami, aspetta che prima la trovo la mia, poi dopo succede un pasticcio fenomenale in cui, diciamo così, gli adulti si sottraggono, no, al loro ruolo, cioè che ne so, è come se uno diciamo guardi non esco più di casa, sto sempre al computer eccetera, ma da papà che gli dice guarda lo sai che anch'io sto proprio così, e dice vabbè allora siamo fritti, insomma siamo messi male, ecco, sarebbe un po' complicato, no? Poi ognuno deve esercitare il suo ruolo e un padre o un professore ha un ruolo che deve esercitare, no? E che deve aiutare appunto nella... Io credo che molte volte c'è qualcosa di parallelo, cioè c'è un mondo che non si incrocia. Un po' è anche così, è anche la vita, per fortuna. Se io avessi pensato il mio mondo che deve incrociarsi per forza con quello degli adulti, no, non sarei cresciuto. Altre volte mi sono scontrato col mondo degli adulti e questo mi ha fatto bene a crescere, è stato tanta parte anche della mia faticosa, diciamo così, acquisizione di consapevolezza di chi sono, no? Ecco, insisto, quando appunto il mondo degli adulti non è quello, quindi è cangiante, va bene tutto, ecco, ti lascio fare quello che vuoi, non ti dico più niente, beh, insomma questo non aiuta in realtà, assolutamente. La mia impressione è che c'è un mondo che resta nascosto, che resta dentro, che resta parallelo, che fa fatica a trovare la comunicazione. È un po' come, adesso io forse qui Luciano sicuramente è più, dice che c'è un mondo di l'internet nascosto, no? Come se c'è appunto come quell'internet nascosto in cui poi uno si immerge che poi alla fine rischia di diventare proprio anche poi il mondo in cui mi trovo meglio, l'unico mondo in cui mi trovo meglio, che mi evita la fatica dell'incontro, del dialogo con il resto. In quella nostra inchiesta più della metà diceva i professori non mi capiscono e anche i professori non mi fanno innamorare della materia, e la grande maggioranza diceva i professori non si preoccupano di come sono per davvero. Questo credo che sia, insomma, ci deve interrogare molto, ecco, questo sicuramente. Quindi come va l'impressione che c'è troppo parallelismo e che c'è troppo un mondo che poi non si incontra con altre parole che sa comunicare poco, e questo può essere diventare preoccupante. Forse ultimissima considerazione, le cose che
che diciamo in una comunicazione indiretta. Non so, tante dipendenze sono una richiesta? Un pochino sì. Certi silenzi in realtà contengono tante, tante domande. Ecco, bisogna saperle leggere, bisogna farle proprie in quella responsabilità che dicevo prima, quindi in un'assunzione che dicevo prima. E questo non sempre avviene, anzi spesso non avviene. Sono d'accordo. Sono d'accordo. La parte della difficoltà sembra essere anche quella addirittura di una mancanza di attrito, cioè non, le generazioni non si incontrano proprio. Non è una questione soltanto di non avere il dialogo, buono, cattivo, scontro o meno. Questo, ricordando un po' di dati, sempre l'Italia ha, diciamo, ma quanti sono 2 milioni e 100 mila ragazzi in Italia? Sono il 23%. Cioè vuol dire è un quarto delle ragazze e dei ragazzi che sono nel nostro paese non hanno, diciamo, un progetto di vita abbastanza concreto tutti i giorni. Questo vuol dire anche che c'è una enorme responsabilità della società, ma lo vedremo meglio nelle prossime domande, immagino, ma vuol dire che la società li ha un po' lasciati anche a se stessi. E non è soltanto la scuola, è la struttura della famiglia, è l'impegno, ad esempio, sociale e politico, è il mondo del lavoro. Insomma, è un po' come se la società avesse deciso che i vincitori vincono tutto e i perdenti perdono tutto. Questa polarizzazione non è certamente la società in cui vogliamo vivere. Ma prima di entrare magari in questioni ancora più legate agli aspetti sociali, forse qualcosa di più sulla scuola. So che c'è una seconda domanda adesso della redazione di Parma, di Sofia Segre. Lascerei a lei la parola. Sì, pensavo che appunto la scuola non è l'unico, però è sicuramente uno degli elementi di collegamento più importanti, no? Però forse oggi non funziona, forse non piace più, e quindi probabilmente va ripensata, va riaggiornata anche per avvicinarla al nostro mondo che è cambiato. E volevo sapere cosa ne pensate. Ma qui, Matteo, forse lascerei a te, non per fare sempre il solito, ma la risposta, perché a causa proprio di quel bellissimo lavoro che tra l'altro abbiamo discusso insieme, che avete fatto a Bologna, e poi posso aggiungere qualcosa io all'atere. Sì, no, grazie. Poi effettivamente la scuola è uno degli elementi di collegamento più importanti, e la scuola è in difficoltà. Se voi, per noi parliamo con una buona parte dei professori, anche loro hanno vissuto con molta difficoltà questi 2 anni della pandemia. Hanno dovuto ripensare il loro rapporto con i ragazzi. Qualche volta si sono verificati anche con se stessi e con che cosa stavano dicendo, che tipo di rapporto avevano. Qualche volta alla fine hanno accettato che parlavano di fronte a uno schermo, e in fondo hanno detto: ma in fondo è sempre così, cioè che a un certo punto anche qualche volta la didattica in presenza, qualche volta è un po' a distanza, ecco, e che qualche volta hai davanti i volti, ma è un po' come quando si stacca l'immagine, no? Quando non c'è comunque il video, no? Ecco, quindi indubbiamente c'è una grande difficoltà. Va ripensato. Credo che anche in questo senso la pandemia ci può e ci deve anche offrire qualche indicazione. Cioè, questo è vero su tutto. La sintesi efficacissima di dire: c'è niente di peggio che restare gli stessi con una tempesta come quella che abbiamo vissuto. Cioè, non restiamo gli stessi, non possiamo essere gli stessi. Se siamo gli stessi, siamo fuori di testa. Cioè, vuol dire che proprio non ci passa sopra tutto. Ecco, siamo coriacei. Ci ha cambiato, ci ha molto cambiato. Forse questa consapevolezza e anche le scelte che da questo devono derivare. Che cosa significa ripensare che questi mondi, che in una scuola, se non si avvicinano, se non sono vicini, l'educazione che la fai davvero a distanza? Cioè, se i due mondi si intersecano, il rischio davvero è che l'educazione diventa come una,
una comunicazione impersonale. L'educazione non è mai una comunicazione impersonale, né in chi la fa, chi la riceve, è sempre qualcosa che davvero non può non avvenire anche in quella presenza, ci intendiamo, che è una comunicazione profonda. Nella tentazione di una vita senza limiti, che tutti abbiamo vissuto, no? L'idea di onnipotenza, di invulnerabilità, e al contrario la debolezza, la fragilità, la vulnerabilità anche nei giovani, e questo può diventare un grande motivo di consapevolezza e di crescita. Certamente la scuola, come sentivamo appunto, è al centro di questo problema, no? Cioè, abbiamo visto il lavoro fatto a Bologna, lo sappiamo dagli studi fatti in Italia, e forse qua si potrebbe aggiungere un punto, che noi scarichiamo sempre sulla scuola tantissime responsabilità, sulla famiglia, su molte altre cose, poi però ci scordiamo che bisogna aiutare la scuola ad aiutare le ragazze e i ragazzi. Se la scuola deve essere veramente un elemento di trasformazione, e come diceva Monsignor Zuppi, un momento in cui parte di questo bagno nella realtà, ecco, ben presentato da lui prima, ha un aspetto positivo di costruzione, insomma una brutta esperienza che però insegna qualcosa e che porta a un miglioramento, beh, bisogna che allora anche la scuola venga messa nella condizione di fare questa differenza. E purtroppo in Italia noi non siamo stati bravi in questo, cioè abbiamo chiesto sempre di più alla scuola dandogli sempre di meno. È un po' paradossale, io non credo che sia un caso che i paesi europei che hanno le più basse percentuali di giovani NEET o NEET siano anche quelle che spendono di più sul sistema dell'istruzione, della formazione, su quello scolastico, su quello del training, su quello della formazione al lavoro. Ma anche parlando, diciamo, da vecchio studente, il dopo scuola di altri tempi. Ecco, allora, se a volte si vogliono ottenere risultati diversi, bisognerebbe anche fare i conti con quanto uno si sta impegnando come nazione, come società, come budget su questo. Se non li aiutiamo oggi, anche da un punto di vista non etico, non morale, brutalmente utilitarista, proprio per farci gli affari nostri, per guardare soltanto a quello che è il benessere di questa società in maniera assolutamente bieca, miope, ecco, anche soltanto per questo dovremmo dargli una mano, perché dopo domani questo 23% sarà passato dall'altra parte. Sarà passato appunto nel momento, se volete, più produttivo, più costruttivo, di maggior rapporto con il mondo della società di tutti i giorni, e se non l'abbiamo aiutati adesso a fare questa transizione, ci ritroveremo con problemi ancora più significativi dopodomani. Allora qui investire oggi nella scuola affinché dopodomani ci sia qualcuno, ad esempio, che a scuola possa insegnare, perché qualcuno di questi 23% andrà a insegnare a scuola, questo è fondamentale. Spendere di più oggi vuol dire spendere molto, ma molto di meno domani. A questo punto passiamo al gruppetto di punto zero Beccaria. C'è Alex Simbana, e lascerei a lui la parola. Sì, ciao Geli, sono Alex di Teatro Punto Zero Beccaria. E la mia domanda era questa. Sentiamo parlare spesso con insistenza di disagio sociale o di fragilità giovanile. Cosa si intende esattamente e quali sono le conseguenze? E sulla fragilità io forse qui spenderei una parola controcorrente. Non è che si nasce fragili, una generazione sì e una no. La fragilità è anche una percezione che la società ti mette davanti agli occhi come specchio. Se ti dico a te, generazione X, Y, Z, che sei fragile, oggi, domani, dopodomani, prima o poi vedrai che ti sentirai fragile. Se ti incoraggio, se ti do una mano, se quando cadi non è la fine del mondo, vuol dire che c'è qualcosa, ad esempio, che si chiama welfare, che ti permette di ripartire. Insomma, se ti do un po' di fiducia, invece di iniziarti a dire tutti i giorni che sei fragile, non ce la puoi fare, o poverino,
Allora forse cioè, c'è anche più costruzione, c'è più possibilità, c'è più coraggio. Insomma, la fragilità che abbiamo tutte e tutti viene messa, diciamo, in competizione buona anche con un po' di stabilità, di coraggio, di successo che genera altri successi. Allora, sulla fragilità giovanile io sarei molto attento, perché può essere un'etichetta qualsiasi per dire, guardare che oggi le cose vanno male. Fragilità giovanile uguale 2 milioni e 100 di net. Benissimo. E quella è, diciamo così, l'etichetta su un fatto. Se invece diventa un'interpretazione di una generazione sana, ecco, allora io lì non sono tanto d'accordo, perché siamo tutte e tutti sempre stati fragili dal giorno in cui siamo usciti dalla caverna. E non c'è una generazione forte e una fragile. La fragilità è anche conseguenza della società in cui tu operi. Se ti rendo fragile, sarai fragile. Se invece ti do una mano, quella fragilità che abbiamo di nostra natura sarà irrobustita, protetta anche da altri elementi che invece ti danno soddisfazione, coraggio, impegno, voglia di fare in più, voglia di stare insieme. Ecco, secondo me queste sono un po' le conseguenze, ma forse magari Matteo, se vuoi anche tu una battuta su questo. Non ci servono un ulteriore investimento su un eccesso di interpretazioni, ma tanta fiducia. Serve, per esempio, la passione per cambiare il mondo. Questo lo dico sempre per quel problema che dobbiamo anche avere, ma noi forse queste cose qua ci chiedono anche qualche cosa anche a noi, sia nel dire, ma forse che cose che... Allora, penso che, per esempio, perché qual è poi il contrario della fragilità? Se il contrario della fragilità è una... Così un'immagine, a me viene sempre da dire, un po' pornografica della vita, cioè un po' come la pornografia, finta, però ti dà l'idea della prestazione, del risultato, di qualche cosa che, no? È chiaro che appunto, quello è il contrario della fragilità. No, quella è una vita che non esiste. Il contrario della fragilità è quella forza di passione, il contrario della fragilità è ricostruire un tessuto di ideali, di rapporto. Ecco, quindi non scappi dalla fragilità, non passi la vita a interpretarla, fragile come sei, come diceva prima giustamente, non faccio collezioni, diciamo così, di interpretazioni, mi trovo... con la passione di cambiare il mondo, per esempio, no? Credo che se c'è una cosa, no? Scusate, finisco con citando di nuovo sempre Papa Francesco, che ci ha regalato anche tante affermazioni che in realtà poi sono molto un programma, no? Non possiamo vivere, pensare di vivere sani in un mondo malato, ma che anche dire dobbiamo curare questo mondo. Allora penso che tanto disagio in realtà lo vinco avendo la passione, il gusto, la bellezza di costruire un mondo diverso, di aiutare il mondo, di aiutare a migliorare il mondo. E se questa prospettiva c'è, appunto, come credo che tanta fragilità si trova una risposta, non appunto in una vita pornografica, ma in una grande comprensione di sé, un incontro di sé, diciamo così, uscendo da sé, costruendo qualcosa che vada oltre di sé. Su questo quindi io tornerei magari più in là, se abbiamo un momento, per capire meglio che cosa significa essere fragili e perché essere fragile è bello, diciamo così, con uno slogan un po' stupido da parte mia. Ma adesso una ospite da introdurre e quindi farei un piccolo stacco per introdurre Barbara Lucini. Generali Italia, responsabile People Value and Engagement e direttrice di HR, che poi sono quella cosa di cui stiamo parlando adesso, detta così con una sigla, ma sono le risorse umane, dove tutto l'accento è su umane, non tanto su risorse. Allora, lascerei a lei la parola per un veloce commento subito dopo. Buon pomeriggio a tutti.
Davvero un onore di far parte di un parterre così, così autorevole, ma anche così vario, vivace. Non immaginavo quando sono stata invitata. Cerco di portare un po' la voce di generale in questa discussione così interessante. E provando a rispondere alla domanda quale possa essere il contributo di un'impresa come, come generale. Oggi abbiamo, diciamo, di fronte delle molti fattori che esercitano una pressione fortissima sul modo di fare imprese e finanza. Abbiamo sfide sociali emergenti, ne abbiamo parlato chiaramente, abbiamo disuguaglianze, abbiamo un arretramento anche, diciamo, delle politiche di welfare pubblico e anche un cambiamento nei paradigmi, nel sistema di valori delle persone, in particolare dei millennial. Ma più di tutto abbiamo una percezione chiara di quanto forte, alto e immediato sia il prezzo da pagare per la non sostenibilità sociale e ambientale. E queste sfide stanno portando cambiamenti radicali in cui un'impresa, a cominciare da generali, può e deve, a mio avviso, operare sul mercato e nel come alloca le proprie risorse, che sono quelle finanziarie, ma anche il capitale sociale, il capitale umano. Quello che a nostro avviso è importante è che un'impresa rifletta sulla propria strategia, che in ultima analisi per un'azienda è un piano industriale, okay? Che ha, integrando nativamente quelli che possono essere dei target, degli obiettivi economici, con altri obiettivi di impatto positivo sull'ambiente e sulla società, che per noi vogliono dire qualità della vita, crescita, coesione sociale. Come si impatta, come almeno noi cerchiamo di interpretare questa parola impatto, che per me è oro, no? In tre modi sostanzialmente. Nel nostro modo di operare quotidiano, che vuol dire scelte organizzative, l'accordo sul lavoro agile, sullo smart working, che vi si voglia, no? Che prefigura al termine della pandemia modalità ibride di lavoro, può essere un grande banco di prova e anche un grande strumento a sostegno della genitorialità, delle situazioni di fragilità, per tornare al discorso, dell'inclusione, i processi HR, i modelli di business, insomma, in tutte queste cose mettendo al centro il benessere di chi lavora, diciamo, con noi, in coerenza con l'idea di società e di pianeta a cui ci ispiriamo. E questo è sicuramente il primo modo in cui possiamo impattare. Poi c'è un tema di, siamo assicuratori, di innovazione della nostra offerta di prodotti e di servizi. In che direzione? Nella direzione della prevenzione, dell'assistenza e ampliando la protezione. Quindi facendo leva sui nostri prodotti e servizi per incoraggiare nei nostri clienti dei comportamenti virtuosi sui temi della salute, ad esempio, piuttosto che sui temi della sicurezza, delle abitazioni, ad esempio. E poi terzo, ultimo ma non ultimo, le scelte di investimento. Cioè si tratta di utilizzare dei criteri di scelta che siano integrati e bilanciati tra parametri finanziari, ma anche ambientali, sociali, di governance e soprattutto misurare i risultati di questi investimenti. Quindi per noi, spero che non venga presa come una parola oleosa, perché non lo è, per generali, parliamo di una sostenibilità generativa, trasformativa, questo è come la intendiamo. Bellissimo, grazie. Perché abbiamo voluto coinvolgere generali, a parte che è un nome, almeno per chi ha la mia età, un po' di casa. Poi abbiamo pensato, ma raccontiamo un po' tutto, c'entra un'azienda, parlando dei NEET o dei NEET, c'entra tantissimo, perché ovviamente se le cose stanno andando così un po' a scatafascio è perché tutte le componenti della società non stanno facendo bene il loro lavoro. La famiglia, la scuola, il mondo dell'azienda, la formazione, l'università. E allora tutti in quanti insieme, lo sentiamo prima bene con signor Zuppi, questa è un po' una rete. Non è che tutti i nodi poi alla fine si possono sganciare e dire ma io faccio come mi pare. O tutta la rete si sostiene, o tutti stiamo un po' meglio, oppure, altra metafora, diciamo, di altri tempi in cui c'era più analogia e meno digitale, quando la barca affonda per tutti.
Allora, qui di questi grandi nodi, un po' diciamo per tipologie, quello aziendale è macroscopico. Poi generale ci rientra ovviamente perché si occupa di anche futuro e tranquillità nei confronti del futuro. Allora, qui una battuta prima di passare la parola alle ragazze e ragazzi per le altre domande. E io ho questa impressione, però è un'impressione, non è basata su studi accurati, diciamo, quindi prendetela un po' una mezza intuizione del filosofo, e cioè che tra i ragazzi e ragazzi che oggi fanno parte di quei 2 milioni e 100 mila ci sia una visione di rischi grandi rispetto ai quali non ci si può fare niente. Globalizzazione, la pandemia, global warming, e che io che da solo adesso faccio la differenza. E rischi piccoli rispetto ai quali non c'è bisogno di fare niente. Fin dei conti poi il pranzo e la cena questa sera ci saranno, il tetto grosso modo lo rimedio, ma sì, magari un giro da qualche parte stasera lo posso ancora fare. Insomma, non sono in quelle condizioni in cui disperatamente mi trovo in un paese che non è l'Italia, ma è un altro paese in cui muoio di fame letteralmente, se oggi non ho guadagnato quel dollaro o due, perché questo che guadagna il resto della popolazione, no, dell'altro 90-95% del mondo. E allora tra i problemi troppo piccoli rispetto ai quali non c'è bisogno di fare molto e quelli troppo grandi rispetto ai quali non c'è niente da fare perché tanto sono più grandi di me, io mi trovo schiacciato tra il fatto che oggi, grosso modo, quell'impegno di cui sentivamo parlare prima e i rischi di cui appunto si occupa da vicino Barba Lucini, siano o troppo vicini per preoccuparmene o troppo lontani per farci qualcosa di valido. Qui, secondo me, rientra la soluzione che purtroppo la nostra cultura ha smantellato, ma per ragioni storiche non voglio proprio annoiarvi, che è quella dell'individualismo. Cioè io mi sento, sono io e i problemi universali, io e i problemi quotidiani. I problemi quotidiani non li devo risolvere e i problemi universali non li posso risolvere. Ergo, non risolvo niente. Se invece non è l'io da solo, ma è il noi, allora quelli quotidiani diventano anche sono parte io della risoluzione e quelli universali, quelli grandi, quelli immensi, beh, si risolvono mettendoci insieme. Adesso non per fare la predica, che qua ci sta un signore che la può fare mille volte meglio lui. Ma santa miseria, non è che ci vuole proprio un genio qua per capire che è una questione di passare dall'individualismo tardo novecentesco a una visione molto più solidale, molto più sociale di una società che si tiene insieme come rete, non come meccanismo in cui ogni rondella si fa gli affari suoi. Ecco, cominciare a parlare in questi termini secondo me aiuta molto. Però siccome l'ho già fatta troppo lunga, perdonatemi, lo scivolone così filosofico, abbiamo un cambio di pagina perché abbiamo coinvolto la Fondazione Margherita Hack e c'è Elisa Lauricella che dovrebbe essere con noi per la prossima domanda. Sì, buonasera a tutti, io sono Elisa Lauricella, Jedi della Fondazione Margherita Hack. La mia domanda è questa: come una grande azienda finanziaria interpreta questo ruolo di responsabilità sociale? Domandona. Grazie. Adesso e vediamo un po' come se la cava. Grazie, grazie Elisa. Allora, beh, intanto forse l'ha già detto il professor Floridi poco fa, cioè siamo l'assicuratore numero uno in Italia e questo porta con sé delle precise responsabilità. E ovvio che è un agire collettivo, ma non possiamo esimerci dal contribuire a utilizzare le leve di cui dispone un'azienda come Generali per un futuro che sia più prospero e che appunto si occupi anche di quel 23% di cui parlavamo prima. E che poi vuol dire un po' anche abbracciare la complessità, perché se io parlo di ricerca di benessere economico, ci devo mettere una E accanto a giustizia sociale, una E accanto a rispetto per l'ambiente, quindi non sono più degli O che abbiamo, delle alternative, degli opt-out. Abbiamo queste cose da portare avanti insieme e vuol dire gestire una complessità crescente anche dei paradossi nel modo in cui si prendono le decisioni come grande azienda. Però in questo senso, tornando un po' più a bomba e non prendere qualche deriva nel mio piccolo filosofica, c'è un tema dei giovani. Secondo noi, l'educazione dei ragazzi e delle ragazze, dalla scuola primaria fino all'università, è fondamentale. E ti cito uno dei claim di uno dei progetti per i giovanissimi che portiamo avanti. Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore per gli adulti di domani.
recita esattamente questo, mi sembra molto nelle corde della discussione. Del resto, tra gli investimenti che hanno più ampio ritorno, lo stavamo dicendo, la priorità delle priorità, concordo con il professor Floridi, è quello nella scuola. C'è un sistema paese, in questo ci stanno anche le imprese nel sistema paese, che non investa in istruzione, non solo nel quanto, ma nel come, è destinato a non avere futuro. Gli studenti di oggi sono i cittadini di domani, l'abbiamo detto. C'è uno studio Ox interessante che dice che valuta in 1 milione di euro la creazione di valore per un aumento di 2 diplomati ogni 100 e di 4 laureati ogni 100. E sono numeri veramente impressionanti. Quindi la scuola è centrale se si parla di responsabilità sociale. Noi cominciamo dai bambini della scuola primaria e dalle loro famiglie con Ora di Futuro. È un progetto giunto alla quarta edizione nell'ambito di iniziative promosse dalla Fondazione Generale di Human Safety Net. Sostanzialmente che cos'è? Un progetto di educazione che coinvolge, oltre che i bimbi e le loro famiglie, anche le scuole, gli insegnanti, le reti no profit di tutta Italia. Sostanzialmente insegniamo insieme agli insegnanti, anzi gli insegnanti insegnano con il nostro supporto a indirizzare i bambini verso scelte responsabili sui temi della salute, del benessere, delle risorse ambientali, del risparmio, dell'economia, e lo fanno attraverso un percorso didattico innovativo che si basa su una piattaforma di gioco, naturalmente insieme ai genitori e agli insegnanti. Poi abbiamo una rete di collaborazione con le ONU su tutta Italia, che in questi ultimi 2 anni di pandemia ci ha portato a lavorare con loro con l'obiettivo prioritario di garantire continuità nella didattica a distanza e anche supportare le famiglie fragili. Questo è stato l'impegno che portiamo avanti. Se questo è il fronte più dei bambini, però, cerchiamo di indirizzare un tema solo apparentemente distante e che oggi ricorre poi la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle scienze, mi sembra molto pertinente. Cioè, quando io sento che il 60% delle adolescenti ritiene di essere meno portata verso la matematica rispetto ai maschi, ok? Mi piange il cuore, mi piange il cuore. Qui siamo di fronte a degli stereotipi culturali di genere veramente che portano molte ragazze lontane dalle discipline STEM, e per avvicinarle occorre riportare loro, mostrare loro il senso della tecnologia o di queste discipline, cioè il valore strumentale che possono che possono avere per risolvere le grandi sfide che abbiamo di fronte. Questo secondo me è una chiave di volta per avvicinare anche le giovani verso questo tipo di discipline da cui sembrano ancora troppo lontane. Cioè, l'80% dei mestieri del futuro richiederà una qualche competenza tecnico-scientifica. In Italia il 5% delle quindicenni vuole studiare materie STEM. Quindi per il paese sicuramente questo è un problema economico, lo diceva anche il professore, qualche punto di PIL, ma poi è un tema molto culturale. L'obiettivo che imprese come Generali, non da sole, ma anche facendo sistema con altre grandi imprese, è quello di convincere il maggior numero di ragazze e di ragazzi a lanciarsi in queste terre che sono ancora inesplorate. Quindi ci sono iniziative come STEM in the City, promossa dal Comune di Milano, che noi promuoviamo con forza. Abbiamo lanciato un programma, si chiama Generali Girls in STEM, che comprende iniziative di orientamento per superare i pregiudizi, finanziamento di borse di studio per ragazze che si iscrivono a lauree, corsi di laurea STEM, percorsi formativi interni, quindi assumendo giovani colleghe e colleghi con un background magari molto lontano da quello che è richiesto, diciamo, dei mestieri attuali, ma formandoli dopo il loro inserimento, quindi anche cambiando un pochettino la prospettiva, piuttosto che eventi di networking dove fondamentale ruolo è il role modeling, quindi portare persone, manager, donne, colleghe che possano incentivare percorsi di studio di carriera tecnico-scientifica. E poi cito solo l'ultimo per chiudere,
siamo impegnati all'interno del consorzio ELIS a unire le forze insieme a altre aziende, proprio per quella rete tra università, scuola e imprese. È un progetto ambizioso che si sostanzierà in un liceo quadriennale sperimentale, che ha non solo l'obiettivo di promuovere le competenze per favorire la transizione ecologica e digitale nel nostro paese, ma lavora su come. Il mondo assicurativo mutualizza il rischio. Mi pare che sia il momento di mutualizzare anche le speranze e i progetti. Cioè, non soltanto quando le cose vanno male, stare insieme aiuta tantissimo, ma aiuta tantissimo stare insieme anche per mandare le cose nella direzione giusta. Quindi fare un po' più insieme, aiutare anche chi poi resta un po' indietro, dovrebbe essere un po' il progetto della nostra società da XXI secolo. A questo punto abbiamo un'altra domanda, sempre da parte di Punto Zero Beccaria. Jason Udorovic, spero di aver pronunciato il cognome bene. Ciao a tutti, sono Jason Udorovic, JD di Teatro Punto Zero Beccaria, e la mia domanda è la seguente. In particolare, quali sono le azioni della vostra azienda legate agli aspetti educativi dei giovani, ma anche all'avviamento al lavoro e all'impresa? Grazie Jason. Un po' ne ho parlato, però rispetto all'avviamento al lavoro spendo qualche parola in più. L'impegno di Generali rispetto alle attività di orientamento e di avviamento al lavoro, diciamo, non sono di oggi, sono ormai nelle nostre corde, qualcosa che ci caratterizza da anni. Quel che è vero è che oggi questo impegno è fortemente orientato nello sviluppo di competenze strategiche attuali per il mercato del lavoro di oggi, quindi temi di digitalizzazione e di inclusione sociale, peraltro in armonia con il nostro PNRR, no? Quindi questo, c'è un forte focus su questi aspetti. Che cosa facciamo? C'è un'attività importante di promozione delle carriere digitali e STEM, però non letta in una chiave un po' claustrofobica in cui è la scienza, è la tecnologia, è ingegneria, ma molto unite con tutte le humanities, ok? Qui dovrei spendere tante parole. Interveniamo in percorsi didattici nell'università, eroghiamo borse di studio, poi c'è un bel progetto di accompagnamento dei giovani che abbiamo chiamato Go Generali. Go Generali che cos'è? È una piattaforma digitale, abbiamo lanciata fine 2021, è un ecosistema digitale, forse una parola un po' impropria, professor Floridi, ma in ogni caso dove diamo ai giovani la possibilità da una parte di meglio comprendere il mondo del lavoro e le competenze richieste alle nuove professionalità, e questo è un punto. Dall'altro però offriamo la possibilità di misurare le proprie competenze, seguire gratuitamente corsi di formazione, certificare le competenze acquisite, partecipare a contest, challenge, incontri con nostri manager e professionisti, quindi una piattaforma dove ci si incontra sul mondo del lavoro, ci si misura, si capisce chi è, chi si vuole essere anche, e ovviamente anche poi si scoprono le opportunità di lavoro che il mondo generale mette a disposizione. Sempre in tema di avviamento al lavoro, c'è un programma Generali for Need, ok? Di cui questo incontro verte, su cui questo incontro verte, che è per i giovani iscritti a Garanzia Giovani. In questo caso, negli anni sono stati centinaia i ragazzi che abbiamo coinvolto in percorsi e di formazione e di tirocinio presso l'azienda, su percorsi quali project management, digital HR, piuttosto che IT developer, adesso me ne vengono in mente alcuni. E poi c'è tanto attività di orientamento con i nostri career day, si chiamano, o career talk. Sostanzialmente sono webinar di orientamento professionale rivolti agli under 30, quindi scuole superiori e università, di preparazione alla ricerca del lavoro. Intervengono HR manager della nostra azienda, ma invitiamo anche, diciamo, amici della community HR, invitiamo i nostri manager, e proprio è un modo per prepararsi all'incontro con il lavoro. Sull'università, mondo accademico, scuole di specializzazione post laurea,
facciamo anche un lavoro di, diciamo, supportiamo l'università e in particolare per lo sviluppo di un'offerta formativa che sia coerente con i bisogni, oltre a fare project work e tante altre attività. Ecco, queste grandi linee sono gli ambiti in cui operiamo. Grazie a Barbara Lucini per anche questo riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. So che abbiamo con noi la Fondazione Margherita Hack, Diana Bracalente, alla quale lascio la parola per una domanda su questo tema, credo. Sì, salve, sono Bracalente Diana, gerente della Fondazione Margherita Hack, e la mia domanda è: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui tanto sentiamo parlare saprà invertire questa tendenza? E più in generale, come si affronta questa emergenza? Grazie, la domanda non è facile e siccome abbiamo poco tempo me la caverei con una battuta o due piuttosto veloci, e cioè il piano mette a disposizione un'enorme quantità di fondi. Fondi che raramente si vedono nella storia umana del nostro paese. Sono fondi che vanno in molte direzioni, scuola, università, imprese, ristrutturazione anche addirittura dell'infrastruttura del nostro paese. E gestire tutto questo vuol dire essere in grado di utilizzare questi strumenti per avere un buon piano. La parola forse più importante tra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è proprio piano. Cioè qual è la visione di società che noi vogliamo realizzare? Quello che abbiamo discusso oggi fa parte e dovrebbe far parte di questo piano. Cioè far sì che questa strumentazione finanziaria, tecnologica, scientifica, di buona volontà, sia messa a frutto e a servizio di un mondo in cui non ci sono più 2.100.000 net, ma in realtà è soltanto una piccola percentuale di transizione. Questo, se questa emergenza sarà affrontata in questo modo, allora torneremo a quello che ci diceva Monsignor Zuppi, avremo imparato molto da una brutta crisi. Questo vuol dire anche crescere come società. Parlando quindi di piano nazionale, vorrei sentire il nostro Monsignor Zuppi che cosa ne pensa. Che è una straordinaria opportunità, direi anche un po' unica, tanti soldi così non li rivedremo per molto tempo, dobbiamo fare una cosa seria, ci chiede di cambiare anche alcune cose, altrimenti appunto rischiamo di farla in modo peggiore oppure di farla come sempre, invece dobbiamo farla come deve essere e guardando al futuro. Una piccola, quindi dobbiamo tirare fuori la parte migliore, la consapevolezza e una capacità di scelta e di passione, di costruzione del futuro. La consapevolezza che ricordavi prima quando dicevi siamo sulla stessa barca sostanzialmente, sì, la rete nasce da questo, no? Era giustissima la tua osservazione. L'individualismo è il grande pericolo perché ci si salva insieme. Due ultime rapidissime considerazioni, una sulla sostenibilità. Perché è vero, è da matti fare qualche cosa e da giocare, no? Di quelli che in fondo pensano, come cantava qualcuno, di avere sempre il tempo e anche il lusso di sprecarlo, no? Non ce l'abbiamo, lo togliamo a qualcuno. Ma non è avere tutte le risposte. C'è quel rischio che dicevi anche tu prima, che mi sembrava così importante, e la sostenibilità ci aiuta ad affrontare, a ridurre i rischi. E poi c'è il rischio che è anche soltanto la passione della vita, la passione per il futuro, in termini religiosi è la passione per donare, per spendere quello che si è, per costruire appunto il futuro. E quel margine, perché? Era l'ultima considerazione sulla fragilità. Perché è vero che siamo anche più fragili, perché indubbiamente non siamo tutti quanti decisamente più fragili, ma non per questo ci è chiesto di risolvere tutti i problemi. È la passione, no? È il grande sogno, è il guardare al domani che ci aiuta, ci permette di fare della fragilità una ricchezza, come dicevi tu prima. Ne abbiamo un enorme bisogno, ci abbiamo tanta possibilità, il PNRR deriva da questo, perché è un piano che si va insieme, ma che credo che è una grandissima opportunità che probabilmente
ci aiuterà a tirar fuori la parte migliore e a garantire una vera sostenibilità, che non è cancellare il rischio, non è cancellare la fragilità, ma è dare le risposte e la passione per affrontare le inevitabili difficoltà che avremo comunque. Grazie, grazie Matteo. Io ricordo sempre un po' che quando si parla di sostenibilità, come giustamente tu facevi, è importante che si capisca che si tratta di un doppio negativo, come si dice in grammatica, cioè sono cose che non fanno male, il che non vuol dire che fanno bene, semplicemente non fanno male, cioè quando una società opera in termini di sostenibilità vuol dire che tu non hai fatto male alla natura, alla società, al mondo del business, alla politica. C'è molta strada davanti. È un po', ricordo, quando vai dal dentista e ti dice guardi, non si preoccupi, il dolore sarà sostenibile. Ecco, non è proprio una grande rassicurazione, no? Cioè, dici, no, io guardi, però dolore sostenibile non lo vorrei proprio sentire, anzi vorrei stare contento. Ecco, quindi attenzione a quando, giustamente come diceva il consigliere, ci mettiamo troppo su questa sostenibilità come se fosse poi, in dei conti è sostenibile, abbiamo fatto tutto. No, abbiamo iniziato. Allora, per chi di noi ha qualche anno in più, è il 6 in condotta. Vuol dire che hai fatto il minimo per non essere bocciato, va bene? La strada avanti è lunga. La sostenibilità è la soglia minima da dover ottenere per far sì che il mondo non vada in malora. Dopodiché abbiamo tutto di più da fare. Siamo quasi arrivati in finale. Allora, grazie ancora per la pazienza, per chi è stata ed è stato con noi fin qui. Abbiamo ora i ragazzi della redazione del Bullone e sono quattro, con quattro veloci domande e altrettante veloci risposte da parte nostra. Michele Tedone, Oriana Gullone, Margherita Luciani e Silvia Bellinato. La parola è vostra. Buongiorno a tutti. Io volevo chiedere questa cosa. Noi giovani siamo giocatori di futuro. Per le nostre esperienze pensiamo che una strada sia quella di unire fragilità e talenti, quindi dolore e vita, creando però ovviamente bellezza e valori condivisi. Voi cosa ne pensate? Grazie. Prossima domanda. Allora, giovani e vecchi sono stati sempre concepiti come separati, diciamo, nel senso comune, ma in verità sono un po' un falso binomio, perché separati non lo sono mai stati. Com'è che possiamo evitare quelli che vogliono separarci, quelli che vogliono metterci gli uni contro gli altri? Com'è che possiamo evitare questa frattura intergenerazionale? La mia domanda è un po' generale. Qual è un po' la differenza con quella che può essere la sofferenza dei ragazzi di strada, dei ragazzi che si trovano in carcere, di chi non ha una prospettiva e di chi invece come noi del Bullone si trova in situazione di malattia o di ospedale? Ecco, tutto qua. Grazie. Io faccio parte della generazione precedente rispetto a quella di cui stiamo parlando dall'inizio dell'incontro, che è quella dei trentenni. Ok, che è un buco nero immenso e lo è da anni. La responsabile comunicazione delle generali parlava di progetti assolutamente bellissimi e sacrosanti, ma tutti comunque le codificati under 30 o dedicati ai ragazzi delle scuole. Questo periodo di pandemia credo che il buco più grosso che lascia e che è un'urgenza, non è una fantasia, non sono progetti per il futuro perché non abbiamo la possibilità di farlo, è quello della mia generazione. Anche sui decreti ristori che sono usciti mano a mano abbiamo per esempio una facilitazione sui mutui prima casa per gli under 36 che però non hanno un contratto a tempo indeterminato da almeno 15 anni e non hanno speranza di averlo. Per cui comunque io dovrò sempre comunque dipendere dalla generazione precedente alla mia, per cui quella appunto dei 50-60 anni che sono i miei genitori, per esempio. Ed è una cosa di cui non sento parlare assolutamente da nessuno e, ripeto, mi spiace sembrare meno idillica di quello che è stato il discorso fino adesso, però credo sia un buco veramente in questo momento grave e credo che sia necessario da parte vostra, cioè da parte della generazione dei cosiddetti boomer,
prenderne atto veramente e iniziare a pensare di fare qualcosa nel concreto, nella pratica. Perché noi nel momento in cui eravamo ventenni eravamo troppo giovani per fare tutto, nel momento in cui siamo diventati trentenni ci è stato precluso tutto, perché passati 29 anni non sei neanche più parte di una statistica dei NEET. Detto questo, la mia domanda riguarda la paura, perché con il male vero e la realtà vera, noi believers lo sappiamo bene, non si scherza, e la pandemia lascia una paura quotidiana, una paura di tutti i giorni, che non lo fa quasi neanche intravedere quel progetto di futuro di cui stiamo parlando tanto, no? Quindi qual è l'approccio che si può decidere di avere tutti insieme per affrontarla questa paura? Grazie, grazie ai ragazzi e alle ragazze della redazione del Bullone. Abbiamo tempo per una chiusura di commento da parte di Monsignor Zuppi, al quale io poi mi unirò successivamente, ma vorrei ascoltare prima lui. Questi sono temi assai difficili. Monsignor Zuppi, una tua riflessione su questo, che cosa ci puoi dire? Io la prima cosa che direi è che dobbiamo rivederci, perché queste ultime domande sono veramente, aprono come sempre, come succede, della bellezza anche del dialogo, dell'incontro, aprono altri problemi e anche altre risposte. Cercherò di essere rapidissimo. Uno sul problema dei valori condivisi è la domanda anche, era quello che prima diceva il professor Floridi su noi, è quello del perché, faccio certe cose, e quindi c'è bisogno di ritrovare quei valori condivisi. Per esempio l'Europa, a me ha colpito tantissimo per motivi non soltanto personali, ma mi ha colpito davvero l'affetto che ha circondato David Maria Sassoli, insisto, al di là della qualunque appartenenza, anzi era proprio un affetto trasversale, no? Perché c'erano dei valori condivisi e anche un modo che diventa un valore, non è soltanto i valori ma anche un modo di vivere, di esprimere, di legare la propria vita. Ecco, credo che ci sono i valori condivisi per cui vale la pena. Ecco, l'Europa è sicuramente uno di questi, curare questo mondo, avere attenzione ai più fragili, seminare un'altra espressione che è stata usata prima, davvero così importante quando si pensa al futuro. Giovani vecchi e l'alleanza, perché attenzione, i vecchi possono diventare, facendo parte anche tecnicamente della categoria, quelli che ti opprimono sostanzialmente, che ti condizionano, quindi anche gli avversari, perché poi a un certo punto se un vecchio costa e costerà una marea di soldi, c'è qualcuno che poi ci dovrà mettere, e i giovani che saranno sempre di meno, che dovranno curare sempre di un numero di vecchi, sempre più vecchi, con più possibilità di vita, però anche con il peso che questo comporta. Quindi c'è bisogno di tanta alleanza tra le generazioni, e questo è davvero una grande sfida, e che chiede anche ai vecchi di sognare, cioè se i vecchi sognano, anche i giovani troveranno il loro modo per sognare e la loro responsabilità per sognare. In fondo tutte quante i disagi hanno tanti nomi, si esprimono in tanti modi, qualche volta chi è più fragile se ne risente ancora di più e qualche volta diventa anche disperazione, diventa dipendenza, chi in fondo lo sa anche in parte gestire meglio, ma non è detto che non si porti dentro quello stesso disagio, quella stessa malattia. E quindi e anche qui credo che se ne esce davvero soltanto insieme. Spero di aver risposto. L'ultima sulla paura è importantissima, anche sulla generazione, perché in effetti la loro generazione è quella che paradossalmente non entra nel treno del PNRR, perché è arrivato dopo. Quindi, però si sono beccati tutti i problemi, per esempio il precariato, che è una tragedia, una cosa che noi ci dobbiamo vergognare,
perché effettivamente poi il precariato vuol dire anche che tu mantieni il tuo potere, che sono sempre all'esca, cioè vuol dire che non ti sei compromesso, no? Vuol dire che non hai qualcuno che si gioca con te, per cui dici, oh, io ti assumo, punto. Poi, dopodiché, perché ci pensiamo insieme? Io servo a te, tu servi a me, no? Mentre invece il precariato è tutto volubile. Credo che il discorso della paura dura nel tempo, sono impronte che ci portiamo il tempo. Un prete qui ha fatto il paragone con il terremoto e diceva, cioè, in fondo è come il terremoto. Il terremoto non è che lo senti soltanto quando c'è la scossa, e te lo continui a sentire anche dopo. E quindi la paura che si riaffaccia. Infine, il contrario però della paura, come al solito, a mio parere, non è il coraggio, ma è la passione. Il contrario della paura non è che c'hai tutte le risposte, a quel punto apri la porta di casa. È la passione per cui vai fuori, non perché hai risolto tutto, ma perché hai passione o, se volete, amore. Ho fatto bene a mandare avanti signore, perché così io adesso me la cavo molto più facilmente, perché le cose giuste le ha dette già tutte lui. E basta semplicemente aggiungere qualche cosa veramente all'altre. Ci ho preso un po' di appunti sulle domande, c'erano un po' di parole chiave. Bellezza, separazione, sofferenza, paura, trappola, non era una parola chiave, ma è quello che ho inteso, nel senso che ci sono delle soluzioni che poi in realtà diventano delle soluzioni che ingessano i problemi. Allora tu metti appunto 29 anni come soglia, dopodiché io ce n'ho 29 e 6 mesi e sono bruciata, sono fuori, non sono più parte della statistica, tanto per arrivare appunto all'ultima domanda. Oppure, va bene, no, cambiamo, facciamo 30, e allora il 31enne. Ecco, questi sono tutti i luoghi dove la buona volontà si incarta su se stessa e fa peggio. In realtà molto spesso quello che succede con le cose che vanno male non è soltanto perché le persone, ogni tanto qualcuno cattivo è cattivo, c'è pure in giro, ma è per un deficit di buona volontà, o perché la buona volontà non è esercitata, oppure perché si impiccia da sola, nel senso che io tiro una corda da una parte, tu la tiri dall'altra e la corda non va da nessuna parte. Vogliamo aprire tutte e due la porta, ma tu da una parte, io dall'altra, e la porta non si muove. Eppure tutti e due stiamo facendo lo sforzo di aprirla. Purtroppo le due forze si annullano tra di loro. Allora ho l'impressione, partendo dall'ultima domanda, che a volte le soluzioni che noi troviamo, anche da un punto di società sistemiche, globali, tanti soldi, tanti investimenti, siano fatte un po' così, cioè dove tanta buona volontà poi finisce per impicciarsi con altrettanta buona volontà e per incastrarsi male. Questo vuol dire che cosa? Più coordinamento. Tocca sentirsi un po' di più, parlare un po' di più, ma anche in maniera molto semplice, cioè far sì che certe soluzioni non vengano ripetute mille volte. Vi farò un'analogia all'altre, non c'entra niente, soltanto per farvi un esempio. A me la prossima mostra su Caravaggio, per favore, ma perché non c'è nessun altro artista? No, tutti quanti devono fare la mostra su Caravaggio, la banca sul Caravaggio, l'assicurazione sul Caravaggio, la fondazione sul Caravaggio, il comune sul Caravaggio. Perché? Perché Caravaggio? Benissimo, però magari ci sono tante altre cose da fare altrettanto interessanti. Allora, cercare di coordinare gli sforzi in modo da non finire sempre per focalizzarsi sui soliti sospetti, che sono sì fragili, ma ce ne sono tante altre fragilità, questo è fondamentale. Coordinamento, un po' di coordinamento, un po' di buona volontà messa insieme, un po' più di noi, come dicevamo prima, questo aiuta anche con la prima domanda, quella sulla bellezza. Quella è veramente una domanda straordinaria. La bellezza in realtà è un termine che si declina al plurale, cioè bellezze, questo lo sappiamo un po' tutti, ma non perché faccio il filosofo, perché è così, cioè nel senso ci sono mille modi, che non è relativismo, Non è che vuol dire, ah beh, allora ogni cosa è bella a mamma sua. Non è così. È un po' come dire che ci sono tanti modi di cucinare qualcosa fatto bene. Il relativismo ti dice che ogni modo è buono. Non è così, perché ci sono modi di cucinare la pasta che fanno veramente schifo, punto, e ci metti una riga. Però non vuol dire che allora c'è soltanto un modo, no, per fare la pasta. No, c'è tanti modi. Ci sono tante bellezze, il che non vuol dire che tutto è bello. No, certe cose fanno veramente schifo e sono orripilanti, è meglio lasciarle stare. Però che ci siano tante bellezze, che quindi tante bellezze si possano mettere insieme con tante fragilità, questo è un fatto. E allora uscire da un pensiero un po' monotonico, un po' unico, per la paura del pluralismo che poi finisce nel relativismo, ecco, un po' di pluralismo che è a metà strada, che non è né assolutista né relativista, questo si può fare benissimo. La società come la nostra, che o porto collo sta diventando più pluralista, vedi appunto le osservazioni precedenti, Barbara quando diceva guardate che stiamo buttando via una generazione di ragazze e donne culturalmente, questo è importante.
A proposito quindi di pluralismo e di un po' più di società, più coordinamento, spazi, cioè giovani e vecchi, ma guardate che è proprio anche una questione proprio di dove stanno, Ci sono degli esempi che l'avrete visto mille volte, io ve li ricordo soltanto, ma si ripete costantemente sui social, eccetera, di asili nido dove vanno anche le persone, diciamo, i pensionati. Oppure luoghi dove, diciamo, di degenza, ma anche luoghi molto piacevoli, dove però stanno tanto persone anziane, dove le famiglie vanno a lasciare i bambini perché vanno poi a lavorare. Ecco, in luoghi così, dove tu mescoli anche come spazi, anche come società, questo si può fare, si faceva un po' di più in passato, non che il passato fosse migliore del presente, perché vi assicuro che il passato ha visto cose orripilanti che non vogliamo proprio rivedere, quindi la laudatio di tempi passati li lasciamo proprio a chi ormai è diventato vecchio, ma nell'animo, e ci sono quindicenni vecchi così, e ci sono ottantenni che sono dei ragazzini, quindi questo no, però sicuramente un po' più di più spazi proprio fisici, anche di possibilità sociali da mettere insieme, assolutamente sì. E su l'altra parola, quella della sofferenza, la sofferenza va presa sul serio, e ma tanto proprio, non quando, non solo quando ce l'hai, ma quando non ce l'hai. L'assenza della sofferenza è una cosa che il filosofo insegna da sempre, che te la devi godere, ti devi alzare la mattina pensando, questa mattina non ho il mal di testa, e la giornata è splendida, perché non hai il mal di testa, non hai il mal di denti, quella giornata. Questo partiamo così. Poi la sofferenza che c'è, e chiudo qui, beh, su quella chiuderei proprio il cerchio, diciamo, con la conversazione che abbiamo fatto oggi, che mi sembra ribadire costantemente la socializzazione, la mutualizzazione, il noi, lo stare insieme. La sofferenza che hai, sì, te la puoi anche gestire da stoico, pensando che no, ti alzi la mattina e deciderai che la sofferenza è umana, eccetera, ma non c'è niente di meglio di qualcuno che da fuori dà una mano. Allora, siccome quel qualcuno poi, finendo la giornata, devi essere tu quando gli altri sono in sofferenza, allora la sofferenza altrui, farsene un po' carico, è bellissimo. E su questo io chiuderei, permettermi, una battuta un po' da pesantone, da filosofo, con Shakespeare. C'è una cosa che è bellissima in Shakespeare. Io mi ricordo mai niente, ma questa mi è rimasta in mente. È La Tempesta, The Tempest. E c'è lei che guarda questi qui che hanno fatto un naufragio e dice I have suffered with those I saw suffered. Ho sofferto con quelli che ho visto soffrire. Questo, secondo me, è l'essere umano, no? Al suo meglio. La condivisione della sofferenza per stare tutti un po' meglio. E con questo abbiamo fatto anche il momento filosofico pesantone. Passerei di nuovo la parola al nostro Enzo Argatti. Avevamo preannunciato che sarebbe stata una puntata dolorosa. Sono tante le ombre, più le ombre che le luci, di cui oggi abbiamo parlato, anche nella testimonianza diretta di ragazzi che sono in trincea. C'è solo una speranza, c'è solo un aspetto, diciamo, positivo che vogliamo sottolineare in chiusura della puntata di Fabbrica Floridi. Abbiamo capito che bisogna agire, sì, ma anche dove bisogna agire. Abbiamo perso davvero tanto tempo, tante risorse sono andate perdute, tanti anni sono passati in vano. La scuola è un punto cruciale, la scuola è il punto nodale del sistema che può liberare quelle energie positive di cui questo paese ha bisogno. Questi ragazzi sono il futuro di questo paese, non sono un compito da assolvere. Ci vediamo alla prossima puntata con Luciano Floridi. Materializza e merce che ti oscura da far paura.
subentra la sciagura. Ed il tuo sfondo non si cicatrizza più, te lo giura, cadi giù a dismisura. Esiste il giro tondo, ma quando crolli a piombo anche una meraviglia svanisce in un secondo. Come una bottiglia emana ad un balordo, come un trafficante quando viene rintracciato, elimina ciò che c'è a bordo. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Ci vorrebbe una vittoria alla roulette, non restare dentro al tunnel, premi reset man. Sbalzi d'umore, parla con il tuo dolore, dagli un panorama pieno di colore. Vivi col tuo interiore, trattalo come Mandela, tieni la candela accesa, sorridi e sentiti più superiore. Non stare fermo come chi sta fermo altrove con le piaghe. Io sorrido sempre, anche se sono chiuso a chiave. Piove, inizia il temporale, l'uragano. Ogni giorno è un giorno nuovo e della sofferenza non sono lo schiavo. Scavo e me la cavo, sopravvivo come un primitivo. Questo suono mi rilassa come un lassativo, mi rende vivo, non autodistruttivo. Il tempo se ne va, fra, con un cannone io lo miro. Mi rende più creativo, niente corrosivo. Non si torna indietro e questo scettro mi sento un divo. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Fratelli, si abbatteranno anche questi cancelli. Fatti di sogni, mangiati da sciacalli. Girerà la ruota, state sereni, giovani ribelli. Paga sempre il prossimo escariota. Paga chi ti delude, paga chi come una pulce prude. Paga ovunque vada, forza gioventù sbarada. Vincete questa corsa anche dentro ad una morsa. C'è il sole dopo una tempesta, dentro una foresta trovi l'orsa maggiore che ti indica la strada. Con le gocce di rugiada ti segnala il pianto della mala. Il canto di chi soffre non si piange addosso. Ride malizioso, c'ha una schiena piena ed è un colosso di cemento armato. C'è chi tre marce a piedi, c'è cresciuto e chi c'è nato. Cade in piedi indisturbato, rigenerato, è da ammirare. Ricordati che la galassia è il limite da superare. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break. Tutto passa, gli specie tagli restano. Tutto passa, questi ricordi mi calpestano. Il tempo passa, lo spengo come un fiammifero. Tutto passa, man, volo fuori prison con la break.